Buongiorno, buongiorno e bentornati sul mio canale YouTube. Ciao a tutti, siamo su Epodba. Quest'oggi è mercoledì 21 agosto 2024. Eccoci qua nel nostro Epodba su PS5. Sì, oggi siamo su PS5. Ogni tanto si cambia, si va su Xbox, si cambia squadra. Quest'oggi siamo con la patatinca, la squadra con tutti i giocatori boostati o quasi, anzi forse anche di più. Comunque prendiamoci i premi della giornata subito e immediatamente, vediamo, prendiamoci i soliti CGP, le solite campagne, poi abbiamo da battere il solito rigorino e quindi andiamoci direttamente, cerchiamo di farlo subito, non pensiamoci, come va, tiriamo di qua, di là, non so neanche dove tirare ragazzi. Intanto vi ricordo sempre che in descrizione trovate e il link alla playlist se avete perso qualche... Vabbè, me l'ha preso, bravissimo. Se avete perso qualche episodio, volete vederlo ragazzi, playlist, trovate tutto e potete vedere quello che non siete riusciti a vedere. Ogni giorno portiamo un episodio alle 17 di eFootball. Teniamo adesso con eFootball su PC, su PS5 e su Xbox, con due squadre completamente diverse. Su PS5 squadra super boostata ormai, con tutti i giocatori blasonati, vecchie glorie, leggende, cose del genere. Su Xbox una squadra creata dal nulla, senza sborsare un eurino, senza spacchettare nulla, soltanto quello che ci regala Konami. Quindi una squadra molto più tranquilla, molto più la buona. Certo, giocatori buoni ci sono, perché c'è Messi, c'è Neymar, però sono i regali che fa Konami a tutti, quindi come li ho io, li hanno anche gli altri, non è che li ho solamente io. Andiamo a vedere un attimino nella bustina su in alto cosa c'è rimasto da andare a prendere. Bonus, qua e là, su per giù, prendiamo tutto e non se ne parliamo più. E andiamo a vedere dove siamo ragazzi arrivati. Dovremmo essere praticamente in divisione 5 se non vado errato. Siamo riusciti l'ultima partita qualche giorno fa a vincere e siamo tornati in divisione 5 a fatica, ma alla fine ce l'abbiamo fatta ed eccoci qua. Quindi abbiamo davanti a noi una divisione più tosta, giocatori più forti senz'altro, abbiamo 10 punti da fare per restare qua, 13 se vogliamo andare in divisione 4. Intanto vi ricordo ragazzi, tutti i sabati sera, anche questo alle 21:30 live, ho messo anche il promemoria direttamente nella sezione community, dove poi potrete voi nel post che ho messo scrivere il vostro nome se volete fare l'amichevole. Sapete che tutti i sabati sera portiamo 3 amichevole, 3 amici di voi possono giocare insieme a me, saranno sicuri probabilmente di vincere il 99%, ma ci divertiamo, facciamo qualche partita fra di noi, tanto per non fare soltanto le divisioni. Quindi tre nomi, i primi 3 che scrivono ovviamente giocheranno le amichevoli. Tenendo presente che ragazzi, che darò la precedenza magari a chi non ha mai giocato, se uno ha fatto 3 amichevoli con me e arriva un quarto che mi chiede che non ha mai giocato, diamo la precedenza a lui per questa volta, se no sono sempre gli stessi che giocano e gli altri non giocano mai. Quindi faremo anche un turnover delle amichevoli. Per adesso ogni sabato abbiamo avuto 3 amici che hanno giocato, è sempre andata bene, ci siamo divertiti come sabato scorso, e quindi il post che ho messo direttamente nella community, come anche sul gruppo Telegram, sul mio canale, tutto gratuito, trovate tutti quanti i link in descrizione del canale Telegram, del gruppo, mentre la community è nella home page di eFootball, media football di YouTube. Come nella home page c'è anche la sezione canali, dove abbiamo i nostri amici youtubers che portano i loro contenuti, principalmente football. Li salutiamo, sono Alessandro Gamer, The Last Ace, Leburneo, Alebene86 e Nico Sicolo, che ha anche una pagina su Facebook, lo zoo di eFootball, molto carina, molto simpatica. E salutiamo anche Lupo del Tubo, che non porta eFootball, porta altre simulazioni sportive, ma anche lui è simpatico, in gamba, tutti bravi anche a giocare. Vi consiglio di fare un salto a trovarli, a vedere, e poi sarete voi a decidere quello che volete fare con loro. Adesso ragazzi ci inoltriamo direttamente nel matchmaking. Vediamo Konami cosa ci mette oggi contro. Cerchiamo di giocare bene, ultimamente stiamo andando abbastanza benino, abbiamo trovato un po' la quadra, ma sapete che la quadra dura per 3-4 giorni, le vinci di fila 4-5, poi ricominci a perdere 4-5. A volte a me capitano queste passate così, 4-5 vittorie di fila bellissime e poi arrivano le sconfitte, non riesco mai a capire da cosa dipende, se la fortuna o che cosa. Giochiamo contro il Bayern Munchen, Bayern Monaco. Vediamo subito la nostra formazione, intanto vediamo le maglie, direi che potremmo tenere probabilmente queste,
per noi magari mettiamo la maglia vecchio stampo, anni 60-70, ai tempi di Herrera, Corso, Burnic, Facchetti, Jair, Mazzola, chi se li ricorda, io me li ricordo tutti, ero piccolino ma me li ricordo ancora tutti. E tiriamo queste maglie, poi vediamo subito la formazione, diamo un'occhiata, sono tutti abbastanza in forma, direi di sì, vediamo chi ci abbiamo. Ho messo Cruyff, un trequartista, a fianco di Ronaldinho, me l'hanno consigliato perché dicono che in quel ruolo Cruyff dà il meglio di sé, come Platini, come SP dà il meglio di sé. Li ho messi lì giustamente, Platini ragazzi è una bomba, ultimamente quando gioco con Platini mi fa di quelle azioni, di quelle cose, tiro da ogni posizione ed è anche, fa anche gol, quindi Platini ragazzi non si sposta. Cruyff lo sto provando da qualche giorno. Abbiamo altri giocatori nuovi che ovviamente sono in panchina, abbiamo da pochissimo preso Veron che è qua, però l'avevo cambiato Veron con qualcun altro che non ce l'ho più. Dove l'ho messo? L'avevo messo in squadra? Lo ripigliamo perché avevo messo in squadra qualcun altro e adesso lo rimettiamo poi alla fine, mi sono dimenticato di piastarlo. Va bene, abbiamo Lumenig in formissima, Verón in forma, Nedved, Griezmann, vediamo l'avversario come se la gioca. Ok ragazzi, direi di mettere qualcuno su Bellingham, perché Bellingham lo vedo bello tostino, quindi facciamo una cosa del genere. Posizioni individuali, marchiamo, marcatura stretta, vediamolo qua su Bellingham, perché potrebbe essere abbastanza pericoloso. E adesso l'avversario comunque ragazzi è una bella squadretta, mi sembra che abbia una buona squadra, Mbappé, Vlahovic, che a me non piace, va bene, Yamal, nuovo Aston assente del Barcellona, Nico Williams a sinistra, Bellingham dietro le punte, trequartista, Modric e Gomez a centrocampo, in mediana diciamo, difesa 3 con Bremer al centro e Oblak in porta ragazzi. Andiamo a cominciare, vediamo un po' come funziona questa partita ragazzi, tentiamo di dare il massimo ovviamente. Sapete che non c'è nicotina, quello che io aspiro, che poi non aspiro, è solamente aroma di mente e liquirizia di cui vado pazzo, e non c'è nicotina, quindi non è niente di particolare, solamente un odore gradevole. Vediamo subito di cominciare alla grande senza... Molte le squadre in campo, tante e diverse tra loro, le rispettive ambizioni e aspettative. Che cazzo... Come cazzo... Me l'ha presa questa, me l'ha presa malissimo, ha tirato da cani, comunque Cruyff l'ha recuperata. Vi diamo il benvenuto da uno degli stadi più belli d'Italia e forse del mondo, il Giuseppe Meazza di Milano. A fare gli onori di casa oggi c'è l'Inter e il pubblico di San Siro, è tutto nerazzurro. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Internazionale Empire di Monaco. Sbagliata subito. Corpo. Si può dire che Alessandro Nesta, Luca, sia eleganza in movimento? Tu tra l'altro poi lo conosci benissimo. Sì Fabio, da sicurezza all'intero reparto e naturalmente mi ha reso la vita più facile in più di un'occasione quando giocavo insieme a lui. È il difensore che vorresti sempre avere davanti. Ah Madonna, bravissimo. Dimenticabili emozioni che ci ha regalato poi vestendo la maglia azzurra. La gioca in avanti con un filtrante. Oh, è passato bene questo, eh? Ah, calcio d'angolo per lui, ragazzi. Gioca mica male questo Bayer, eh? Questo Bayer, ragazzi, sta giocando abbastanza bene. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Vede la porta da qui, occhio. Bravissimo, bravissimo portierone. Ha provato a tirare subito, ma non bravissimo. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo. Bravo così. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Bravo. In avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Punizione? Nico Williams. L'Inter sta mettendo gli avversari in difficoltà, vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Holland. Ah, peccato, un po' lungo il tuo tiro, Nico Williams. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra. Lautaro Martinez!
Madonna, non sono riuscito a metterla dentro, ragazzi. Bellissima l'azione, bella azione. Non sono riuscito a metterla dentro. E tentiamo di giocare meglio. Ah, Madonna, ma perché queste cazzate qua? Vede lo scatto e cerca la profondità. Riceve palla da dietro. Sul filo del fuorigioco. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Bravissimo. Niente gol né da una parte né dall'altra. Ah, porca miseria, subito. E gliela porta via. Riceve bene Vlahovic. Lamine Yamal usa le sue doti tecniche. Angolo è mia. È angolo, porcaccia miseria, è angolo. Vabbè, dai, forza ragazzi, impegniamoci un po' di più, eh. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Holland. Ah! Ragazzi, non sono. No, no, non riesco a fare. Mbappé! Cercano l'azione veloce. Dai, che cazzo! Lamine Yamal. Ragazzi, sto andando a male. Sto andando male. Bremer. Palla a Modric. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. C'è l'opportunità per il contropiede. È punizione? Occasione per il contropiede. Che bravo! E passa! Grande, 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 l'abbiamo eliminato sul nastro. Occhio ragazzi che dà il terzo angolo. No, non è angolo, molto bene, dai, forza. Tentiamo di andare, gioca in difesa il nostro amico, ha un'attacca difensiva, eh. Noi andiamo subito su e vediamo di... Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ma che cazzo di culo. Andava fuori forse. Forse questo usciva, ragazzi. Però gioca bene, ragazzo. Siamo in divisione 5, adesso si comincia a fare sul serio. Fino adesso abbiamo scherzato e riso, ma adesso si comincia a fare sul serio. Che cazzo, eh. Io morirei. Ecco, bravo. Mbappé ha morito subito. Cerca di mettere il cammino, ragazzo. Che se fai fallo... Vediamo, vediamo. Mi ha sgambettato Holland da dietro, ragazzi. Mi ha sgambettato Holland da dietro. Ed è giusto anche che venga pulito in questa maniera. Palla buttata via, peccato. Con l'intervallo che si avvicina, un gol sarebbe molto pesante. Cup Miners. Modric. De Ligt. Apertura sulla sinistra, lunga. Nico Williams ha tentato in bravissimo di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Platini. Ah, porca miseria, Platini, non devi farmi ste cagate. Si provano con la transizione rapida. Oh! Cerca di dare ampiezza al gioco. Ma cos'è? Nico Williams. Via, via, via. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lautaro Martinez. Bravo, qua ragazzi. Cominciamo a essere un po'. Facciamo un po' troppo. Lo so ragazzi che. No, ma prendila questa palla. Ragazzi, il primo tempo è stato abbastanza scelto per tiri in porta praticamente, a parte uno forse, però molto molto giocato, molto teso, un primo tempo tesissimo ragazzi, giocato molto sul filo, due tiri per l'ultimo, per me sì, pochissimi tiri in porta, molto teso il gioco, molto 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 magari calcolato. Devo cercare di fare un po' meglio. Adesso vediamo attacca difensiva perché l'avversario potrebbe attaccare subito. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre. Grande parata di Oblak. Merda. Poteva essere un gol fatto. Opportunità di ripartire. Porca miseria, ragazzi, come faccio a sbagliare quel gol così? La
Lamine Yamal. Ronaldinho. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Cerca il passaggio, è sbagliato, eh? Trova la precisione. Bravo. Modric. Ci prova con un pallone profondo. Spazio vai, vai, Lautaro, vai. Cup Miners. Ah! Allunga il grazie. Pallone. Molto bene. Manteniamo la calma, ragazzi. Lo stadio non è poi tanto cattivo, nel senso che possiamo anche tranquillamente. La gioca in avanti, in verticale. Billingham. Nico Williams. Con calma. Iniziativa promettente, ma gli avversari. Bravissimo. Ah. Lautaro Martinez. No, più basso, Lauti. Non farmi ste minchiate, Lautaro, porca miseria anche tu. Prova a giocarla in profondità. Ah, che cazzo mi ha allungata, troppo. Come se l'ha allungata questo? Prova a darla profonda nello spazio. Ma dai, è scivolato. Vabbè. Nesta. Si prende un cartellino. Nesta, te ce l'hai meritato Nesta, perché gli sta sul coglione Vlahovic, Nesta, ovviamente è vero, gli sta sul coglione Vlahovic e quindi era buttoso di brutto, anche se sono due ex Juventini, due Juventini entrambi, ma si sa che è tra i Juventini. Vai con K, bravissimo. Una parata pazzesca del portiere. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. L'ha messa fuori lui, eh? No! Cos'è? Siamo ancora in attesa del primo gol, primo momento 0-0. Grande, grandissimo il lancio. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Lamine Yamal cerca il movimento dei suoi in profondità. Cerca la giocata di fino. Ha spazio sulla fascia. Attenzione! Buona! Madonna! Sono uscito io, porca miseria! Mi ha fatto scivolare questo barbagiucco qua. Vediamo, Fallo uscire, va bene, Vlahovic tira fuori. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa di più. Dobbiamo fare qualcosa di più. Adesso tentiamo subito di andare su. Ha tirato Moritz l'angolo, ma dobbiamo subito, vediamo. Andiamo là verso il nostro spilungone. Che non la sbaglia una, però ogni tanto la sbaglia. Ecco Mbappé. Brutta palla qui nella terra di nessuno. La gioca lunga sulla sinistra. Passaggio. Bravo. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Oblak. Che erroraccio. E vai così, cazzo, vieni pur fuori col portiere. E Platini non sbaglia. Platini aspetta che il portiere si butta davanti e poi lo frega con un tiro bassissimo a lato del portiere che non può fare nulla. Grande Platini, 1-0 ragazzi. Guarda che rovera. Ah, il portiere del cazzo è uscito. Dove è più lontano. Il portiere ha fatto un tiro di merda. Il risultato si sblocca, 1-0. Una rete di vantaggio a questo punto è interessante. Devono scegliere se chiudersi di più o continuare a giocare come se non fosse cambiato nulla. Non si fa sorprendere da quella palla. Pallone interessante, in verticale. Via, bravissimo. È l'approccio giusto. Devono dimostrare una certa decisione se vogliono raccogliere i frutti di azioni simili. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. Punizione. Oh! Bravo. Apre il gioco sulla destra. La recupera con grande senso della posizione. Ecco Platini. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire. Bravo. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Tocco preciso. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Dove cazzo ha tirato?
Ma dai, ma che cazzo, merdone! Cambio, ragazzi, cambio. Fammi cambiare i giocatori perché sono... Oh, bravissimo. Perché qua sono molto stanchi. Allora, Platini, sono tutti stanchi da davanti. Andiamo subito a cambiare qualcosa, Ci mettiamo Baggio qua. Nedved sicuramente dalla parte di qua, perché ci vuole Nedved. E al posto di Platini, ragazzi, possiamo metterci o... Messi o anche Lumenig è in straforma sorpresa, ci mettiamo così. Holland la siamo per il momento, Holland, non so se lasciare Holland o vediamo. Sì, la siamo per il momento Holland. Ho messo Baggio, sì, dai. Però c'è il difensore che è ammonito, occhio, Sostituzione per l'Inter, numero 80. Tutte e due le squadre Ronaldinho hanno optato per il cambio. Numero 8, numero 15. Lasciano il campo per il numero 17. Bravissimo. Lautaro Martinez è in una posizione in cui può far male alla difesa. Errore qui, pallone sprecato. 1-0 il risultato mentre ci abbiamo alla fine. Messi va alla ricerca di un compagno davanti. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Bravissimo, via. Il Bayern Monaco sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Bravissimo. Si libera e va. Madonna, ma che cazzo! Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Nello spazio cerca l'idea. Holland! Cazzo, Holland, ma cazzo tiri! Merdaccia, ma... Bravo! Ennesima palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla all'Alzano Martini. Punizione. Beccato in offside. Oh, fuori gioco? Dai, ragazzi, resistiamo. Holland mi sa che sia un po' stanco, vediamo. Sì, cambiamo. Il 90esimo, ragazzi, mettiamo su qualcun altro al posto di Holland, Tanto Holland a questo punto può anche dar tranquillo. E Vieira è stanchissimo, vediamo Kimmich, ragazzi. Ok. Giusto per attacca difensiva. Cerchiamo di non farci fare gol, L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Lasciano il campo per il numero 7. Il prova a verticalizzare. Ecco Mbappé. Riceve in ottima posizione. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. È l'ultima possibilità. Basta così, dice. E interrompe la manovra con pensa al tiro e ci prova. E finisce quindi la partita. Ragazzi, al pareggio, abbiamo fatto il debutto in divisione 5 è andata bene, dai, su via, siamo, abbiamo trovato forse la quadra o forse il periodo giusto, non lo so, comunque stanno andando bene le cose. È sempre Platini comunque, ragazzi, il l'uomo della provvidenza che ha fatto un erroraccio terribile del portiere e il nostro Platini non poteva non sbagliare, ragazzi. Io vi ringrazio, ti importa 4-3 per noi, quindi diciamo che una leggera prevalenza del tiro in porta, parate 3-3, quindi uno è entrato, ha fatto più possesso per lui, sì, effettivamente ha giocato più lui con la palla. Ragazzi, comunque dai, sta bene così. Migliore in campo, ovviamente il marcatore, ovvero Platini, che ha fatto gol. Ragazzi, io vi saluto in questo momento, lasciate un bel like se volete, mi fa piacere, un pollicione in su mi aiuta, se volete iscrivervi al canale e ancora non siete iscritti, iscrivetevi. Costa nulla, è gratuito. Mi raccomando, c'è sezione canale i miei amici, in descrizione tutti i link possibili e immaginari, sezione community per le novità e per la live. Ok, 3 punti, una partita è cominciata bene, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Tufomir ci saluta. Grazie ancora. Ciao.